Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Grazie a tutti di aver partecipato al sondaggio per la scelta del colore di oggi. Ma come avete visto, ho deciso di utilizzare entrambi i colori perché c'è stato proprio un testa a testa tra il viola lilla e l'arancio. Quindi ho pensato, voglio accontentare tutti e quindi creerò un trucco con il lilla, con il viola, che è il colore che è stato maggiormente votato. E poi aggiungerò un tocco di arancio. Tra l'altro oggi, non so se l'avevate già notato, ho l'occhio è un po' gonfio, quindi sarà un trucco colorato anche per occhi gonfi. Ho realizzato la base utilizzando il correttore, un normalissimo correttore. Qualcuno di voi mi ha scritto che l'uso, non ho capito, del correttore, del primer, crea questo effetto un po' appiccicoso. In realtà, se vado a toccare la zona, effettivamente la zona è leggermente appiccicosa, ma se utilizzate gli ombretti in polvere compatta o in polvere libera, questo effetto un po' appiccicoso ci porta l'ombretto praticamente ad aderire maggiormente alla nostra pelle e a cadere molto molto meno. Forse potete diminuire la quantità di correttore, la quantità di primer, per se sentite veramente tanto questo effetto appiccicoso. Qualcuno di voi mi ha chiesto se può utilizzare il fondotinta, se può utilizzare la BB cream. Sì, potete utilizzare sia la BB cream sia il fondotinta. Io utilizzo soprattutto prodotti eco bio o prodotti comunque green che non hanno siliconi, non hanno parabeni, quindi di conseguenza li applico anche sul contorno occhi con una certa tranquillità. Quindi fate poi delle prove, ecco, non vorrei magari che il fondotinta nel sul contorno occhi vi desse dei problemi o vi facesse lacrimare l'occhio. Bisogna sempre provare prima i prodotti per vedere se effettivamente vanno bene per noi e se possono essere applicati in un'altra zona. Inizio con il primo colore, che è un classico marrone scuro, un colore cioccolato. Potete scegliere anche una tonalità più chiara, questa è molto molto scura, fa molto contrasto. Ne prendo un po' con un piccolo pennellino piatto, scarico sulla mano. Come potete vedere, ho scaricato parecchio sulla mano perché mi piace fare tutte le prove sulla mano. Potete anche prenderlo solamente nell'angolo esterno dell'occhio. Più applicate poco mi raccomando di prodotto, perché questo andrà sfumato tantissimo. Come potete vedere, mi è andata a finire un po' di colore sotto perché avendo l'occhio un po' gonfio si è stampato sotto. Nessun problema, prendo un pennello piatto e semplicemente cerco di andare un po' a diffonderlo, ma poi si può intervenire con il correttore per andare a pulire la zona. Ho applicato il marrone, che è il colore diciamo neutro di base, poi andrò ad abbinare al viola. Al viola potete anche abbinare altri colori, potete abbinare un verde molto scuro, potete abbinare un blu, ho fatto già un trucco viola e blu. Vado a sfumare il tutto e oggi mi servirà anche una bella sfumatura, perché avendo l'occhio gonfio devo assolutamente farlo rientrare. Ora rinforzare, purtroppo è così, un po' il marrone nella piega della palpebra, guardando dritto davanti a me. Guardate, adesso si vede che il colore è dentro la piega e bisogna un po' aggiustarlo il trucco a seconda delle proprie esigenze. E adesso vado avanti creando una base per il mio viola, perché questo viola, che è un bellissimo colore, è stupendo e scrive meglio su una base. La base può essere una base chiara, opaca, oppure se vi piace quell'accenno, quell'effetto un po' satinato, perché poi alla fine era un po' satinato, tra il satinato e il perlato, una base chiara perlata. In alternativa, perché spero che sia ancora disponibile, vi suggerisco questo colore di Nabla. Prima di passare alla base finisco con il marrone, le prelevo un altro po' con un lino piatto angolato, scarico sempre il pennello e picchietto il colore all'attaccatura delle ciglia, partendo dall'angolo esterno dell'occhio. Prima iniziamo dall'angolo esterno, scarichiamo il pennello
e una volta che l'abbiamo scaricato possiamo arrivare anche nella parte più centrale dell'occhio. E questa è una base che poi io sfumerò. Mi raccomando, guardate il trucco fino alla fine perché le sorprese arriveranno alla fine, diciamo un pochino più avanti, appena finito di applicare questo colore che è un bianco panna perlato. Potete scegliere anche la versione opaca e questo lo applico bene su tutta, nel senso che cerco di saturare bene il colore su tutta, quasi tutta la palpebra, tranne che nell'angolo esterno dove voglio mantenere un colore più scuro, quindi un marrone. Lo applico anche nell'angolo interno dell'occhio, leggermente sotto. E il tocco di colore è viola lilla e lo applico appena prima del marrone, non sul marrone, prima del marrone. Se lo applicate con il pennello il colore risulta un po' più soft, se lo applicate con il dito il colore è molto molto più evidente. Una volta che avete applicato il colore avete un po' di prodotto sul pennello, quindi andate proprio leggere sopra a questo colore bianco panna perlato a sporcare il colore. Per gli amanti solo del colore lilla il trucco può essere anche lasciato così, nel senso che dopo saltate questo passaggio che vi farò vedere. Se vi piace invece un tocco d'arancio aggiungerò un tocco d'arancio, ma l'arancia, sì, può essere anche di varie tonalità. Io questo arancio qui va dosato tantissimo, lo prendo con un pennellino da sfumatura, anche questo scrive molto, ne prendo un po', se è grande il pennellino è meglio, lo scarico tanto e lo applico sopra al marrone. Andiamo semplicemente a sporcare il marrone. Finisco il mio trucco, cioè voi potete finire il trucco così applicando semplicemente il mascara, quindi il trucco è finito. Mi piace sottolineare l'occhio con una leggerissima bordatura, in questo caso nera, all'attaccatura delle ciglia. Potete utilizzare anche l'eyeliner. A me piace comunque sempre sfumarla questa riga scura, non tenerla mai veramente netta. E finisco il trucco con i mascara. Questo è l'effetto con il mascara solo sopra. Io vi saluto e vi mando un bacione grosso grosso e vi ringrazio tantissimo per il vostro sostegno, per il vostro affetto, per i vostri commenti, per il fatto che guardate i miei video, che mi seguite, che vi siete iscritti al canale. Quindi grazie, grazie, grazie mille. E ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video, ore 15. Buon make up a tutti, un bacio e alla prossima!